Riceviamo un brief e il brief parla di una richiesta di una fragranza per un profumo femminile. Viene specificato bene quale tipo di profumo deve essere richiesto, per quale donna, per quale prodotto, con quale caratteristica, e cominciamo a fare delle analisi o delle costruzioni olfattive. Cadere che comunque ci sia un cliente con le idee poco chiare. Tutti. E come li aiutate, come li supportate? Li supportiamo con tanta pazienza e li indirizziamo a capire esattamente quello che vogliono. Enrico poi è bravissimo a fare i profumi, è bravissimo anche a interpretare le cose con tutte le materie prime che ha a disposizione e a memoria. Con questa formula viene portata di là in laboratorio e viene pesata. Sta radicchiando, cos'è? Un solido? Eh sì. Un cristallo e un solido? Un solido. Ci sono materie prime liquide, altre solide, altre cristalli, alcune devono essere scaldate, devono essere sciolte, devono essere preparate in maniera tale che poi vengano diluite tra di loro e miscelate nelle quantità che il profumiere chiede. E queste quantità vengono comunque definite in base a che cosa? Dei criteri? Alla sensibilità e alla piacevolezza. Io posso sentire un po' più di una materia prima o un po' meno degli altri, oppure come la musica, le materie prime fanno gli accordi. Certi accordi possono essere più evidenti o meno evidenti. E poi eventualmente facciamo le varie prove di applicazione, perché il profumo può essere buono. Viene inserito o in alcol, se è un eau de toilette, un de parfum, o in un bagnoschiuma, in una saponetta. Questa è una collezione di prodotti pronti, per esempio, quindi abbiamo già circa un 12.000 pronti a richiesta del cliente, per cui abbiamo già diviso per famiglie olfattive qualunque tipo di profumo che può essere immediatamente utilizzato per una certa serie di prodotti, che possono essere un sapone, un bagnoschiuma, uno shampoo, o piuttosto anche uno de toilette, un de bois. Se no, formuliamo su misura per qualunque cliente il proprio profumo o il brief necessario a soddisfare la richiesta del cliente. Questo era la macchina che noi chiamiamo amichevolmente Orazio e quindi Orazio ci dà la possibilità di scomporre e analizzare gli odori, qualunque tipo di odore, sia un liquido e sia un odore aereo. Intrappoliamo l'odore, anche proprio l'odore che c'è nell'aria, e in quel caso riusciamo a scomporre molecolarmente quali molecole sono presenti nell'aria in quel momento e cerchiamo di costruire l'aria di Napoli. Possiamo per certi versi farlo. Questo si chiama la tecnica delle heat space, per cui viene analizzato non tanto il liquido, ma proprio l'odore che un certo prodotto emana, un fiore piuttosto che un qualsiasi altro. Ci occupiamo anche di packaging, ci occupiamo di altro, poi abbiamo una divisione che è in grado di studiare e realizzare progetti chiari in mano per i nostri clienti. Abbiamo tutta una serie di flaconi, in questo caso standard, ma poi possiamo andare a realizzare invece progetti su misura per clienti che vogliono avere il proprio profumo, e quindi gli realizziamo dei profumi che sono dei gioielli o degli oggetti molto particolari, per cui realizziamo sia il packaging esterno e il profumo. Arriviamo fino alla definizione completa del packaging, dove dentro abbiamo studiato anche naturalmente il profumo e quant'altro. Quindi c'è uno studio, sia studio completo. Un cliente che si affida a voi è in buone mani. Assolutamente. Tutto pronto.